Ti faccio accomodare nella seggiola biomeccanica, poi negli anni la scienza della biomeccanica è riuscita a trovare una posizione che quantomeno sarà antalgica, ossia pedalando non avrai nessun tipo di fastidio. Quindi io vorrei tanta comodità, se è possibile, Paolo. Questo faremo, ma credimi che poi ti accorgerai che rispetto a una consueta pedalata, magari con scarpe senza attacchi, magari con una posizione che ti sembra comoda, se è quella che effettivamente è comoda, a parità di fatica avrai la possibilità di andare molto più veloce. Allora, oppure potrai scegliere, a parità di velocità, di fare molto meno fatica. Perfetto, sono pronta. Devo prendere alcune misure. L'altezza del cavallo, la lunghezza di femori e tibie, che ci farà capire quanto andremo a tenere alta e arretrata la sella. Poi misureremo la lunghezza del tuo busto, che farà capire che distanza tenere tra sella e manubrio. Poi andremo a sistemare le tacchette nelle tue scarpe, andremo a fare un'ultima misurazione che è la larghezza della distanza intero-trocantelica, la circonferenza delle due cosce e il grado di inclinazione del tuo busto. Questo tramite il sistema IDMACC ci consente di capire qual è la sella giusta per te e soprattutto come posizionarla. Raccogliamo questi dati, li mettiamo nel mio software che ci dice quella che uso il condizionale dovrebbe essere la posizione di sogno. Perché uso il condizionale? Perché anche se il software l'ho sviluppato io, non mi fido, perché questa è la posizione di sogno in situazione statica. Ognuno di noi, però, prendendo una bici, cominciando a pedalare, assume delle posizioni di compensazione. Allora, questa misura, invece che portarla subito alla tua bici, prima la devo portare sulla nostra bici, che è dotata di misuratori di potenza. Il misuratore SRM e il misuratore Vector Garmin ci consente, mentre pedali, di vedere quanta fatica ti costa questa posizione. Allora, io ti farò fare alcuni protocolli in base ai quali, raggiungendo una velocità di 30 km orari, andremo a vedere le due curve di spinta che vengono disegnate nel frattempo che la tua gamba destra e la tua gamba sinistra pedalano su questa bici. Da questa prima posizione che ci ha dato il mio software, lavorandoci sopra, dovremo abbassare, alzare la sella, vedremo cosa è utile fare, dovremo ripetere lo stesso protocollo e vedere che quelle curve che prima erano 40 N poi diventino 30 N. Quindi a parità di velocità nella medesima frazione di tempo sogna fa meno fatica. Perfetto! Poi ti dovrò fare delle riprese con una telecamerina di fianco, perché mentre noi pedaliamo il nostro femore e la nostra tibia descrivono un angolo aperto-chiuso, aperto-chiuso. Dobbiamo fare in modo che quando sei nel punto morto inferiore questo angolo sia il più possibile vicino a 145 gradi. Pedalando, se ci pensi bene, femore e tibia sono come due manici di uno schiaccianoce. Se io una noce la metto in punta e impugno i manici qui, la schiaccio, ma devo fare molta fatica. Già. Se li impugno qui, con molta meno fatica grazie alla leva, posso schiacciare la noce. Questo che significa che più alta ti tengo la sella, meglio è. Però anche qui non troppo, perché se la tengo troppo alta creo problemi ai muscoli adduttori. Oppure faccio un eccessivo basculamento sulla sella. Se al contrario ti tengo troppo bassa, da una parte non sfrutti la leva così come potresti, dall'altra a lungo andare creiamo dei problemi a tutto il plesso del ginocchio, perché l'homo erectus, lo dice il termine, padre eterno l'ha messo al mondo per stare in piedi. E da questa posizione siamo in grado di creare una specie di carta di identità civistica di Sonia, nella quale andremo a mettere la posizione che usi nella bici da strada, la posizione che usi nella mountain bike, la taglia di una tua eventuale prossima bici su misura da acquistare su strada e la taglia di una bici da acquistare in mountain bike, o crono o assetto triathlon. Questo ti consente oggi, domani, tu vada in viaggio e noleggi una bici, sì, che tu ne compri una nuova, che tu ne usi una che ti venga prestata, di essere sicura che su quella bici sei a casa tua, perché andrai a portare le tue misure. Pronta? Cominciamo!
lasciate niente a caso, come al solito, giusto? Esattamente, un mix tra tecnologia e anche esperienza consente al ciclista sicuramente di fare di questo sport un'occasione di benessere, non solo di alta velocità. Grazie, dottor Paolo Alberati, grazie. Grazie a te.